Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Noi che usiamo Lightburn. Oggi è il vostro mercoledì, quindi è il mercoledì degli iscritti, dove io vado a rispondere alle domande oppure affronto un argomento che mi è stato chiesto da qualcuno di voi, perché o ha commentato sul gruppo di Facebook oppure sul canale di YouTube. E oggi parleremo di alcune cose. Adesso mando la sigla, è una sigla un po' particolare, non è la solita, ma ne parliamo dopo. Sicuramente sarete curiosi del perché ho messo quella sigla. È la sigla di una cosa nuova che vedremo approfonditamente il prossimo mercoledì. Quindi fra una settimana ve la spiegherò. Intanto vi do una piccola anticipazione, perché la prima cosa che vado a spiegare è una richiesta che mi aveva fatto Pietro Semeraro sul canale YouTube, e vado a fare questa spiegazione proprio con quell'oggetto misterioso che avete visto in quella sigla. Pietro Semeraro mi ha chiesto come evitare che, quando due forme hanno una linea che si sovrappone principalmente, come evitare di far passare due volte il laser quando dobbiamo tagliare queste cose. Mi spiego meglio magari con un disegno e aiutandomi anche con lo smartphone che vedete. Allora vado a selezionare lo strumento rettangolo, faccio un rettangolo e ne faccio un altro in questo modo. Poi vado a selezionare lo strumento esagono e faccio un esagono qua e un esagono qua. Come avete visto, il mouse non è andato qua a cercare, ma sto facendo tutto con il tastierino. Ritorno in selezione, poi vado a prendere questo con uno snap, me lo porto qua, poi vado a prendere questo, magari me lo ribalto di 90 gradi perché mi tornerebbe meglio metterlo in questo modo, e poi ritorno alla tastiera principale, prendo lo snap, avete visto che non era tutto lì, c'era anche qualcos'altro, poi prendo questo snap e me lo vado a mettere qua. Adesso le linee sono sovrapposte perché con gli snap le vado a sovrapporre. Andiamo a selezionare tutto, clicco sul pulsante dell'anteprima e vedete 3,24, perché a fare tutto questo giro il laser mi impiega 3,24. Tenete conto che ci sono tre passaggi, perché questo è un livello di taglio di una mia lavorazione. Allora, come facciamo per evitare che il laser passi due volte invece che una sola di qua e di qua? Si va in, chiudiamo l'anteprima e andiamo in ottimizza il percorso di taglio, e andiamo nelle impostazioni di ottimizzazione. Fra le altre voci vedete che c'è anche rimuovi le linee sovrapposte. Io rimuovo le linee sovrapposte che abbiano una distanza, quindi 0,02, quindi devono essere praticamente appiccicate, e do l'ok. Allora, avevamo 3 minuti e qualcosa. Proviamo a vedere adesso, dopo ho sbagliato a selezionare l'icona, volevo fare imposta, non ho avuto un salva, e vabbè, avete visto che c'è anche il salva, e 2,59, quindi abbiamo risparmiato qualcosa proprio perché non abbiamo fatto due volte questo, non abbiamo fatto due volte questo e non abbiamo fatto due volte questo, ok? Scommetto che siete curiosi. E quindi vi dico, ne parleremo mercoledì approfonditamente di quello che avete visto, quindi quello smartphone che comanda Lightburn. È un programma che ho fatto, ci ho lavorato qualche mese, e ne parleremo però approfonditamente mercoledì prossimo, come vi dicevo. Adesso torno in modalità normale perché non ho più da disegnare con il piano di lavoro, per cui vado a cancellare tutto e passiamo al prossimo argomento.
Prossimo argomento sono i caratteri speciali o i simboli delle tastiere. Ho con Valeria Signore, che tra l'altro ringrazio, abbiamo avuto uno scambio di mail perché lei mi diceva: c'è un metodo per poter andare a disegnare su piano di lavoro di Lightboard dei simboli, perché ne uso molti, per cui non sempre mi ricordo dove sono, eccetera, eccetera. Mi farebbe piacere sapere. E io gli ho spiegato il metodo che uso io. Io uso i caratteri asci. I caratteri asci sono quelli che praticamente si creano con una combinazione di tasti Alt più solitamente due o tre numeri solitamente. E io, siccome ne utilizzo pochi, e mi ricordo magari qualcuno di questi simboli, non tutti. Ora mi ricordo per esempio questo, che è Alt 169, che è il simbolo del marchio registrato. Ho spiegato questo a Valeria, la quale mi ha risposto a sua volta con una mail spiegandomi che ha trovato un metodo ancora migliore, e la ringrazio per avermi insegnato un metodo migliore. È stata mia allieva del mio corso e adesso lei mi insegna a me, e questo mi fa veramente piacere e la ringrazio ancora. Vi faccio vedere il metodo di Valeria, che è veramente carino. Allora, si va, per chi ha Windows, perché su Mac non so come funziona, su Windows l'ha fatto lei, lo faccio anch'io. Si va a cliccare il tenere cliccato, premuto il tasto della bandiera, quindi il tasto Windows, e contemporaneamente la R. Si apre diciamo l'esegui, R serve per run, e si scrive questo che c'è già scritto qua sopra, che è char map, che sarebbe la mappa dei caratteri. Do invio e vedete, mi si apre questa tabella dove io posso andare a selezionare il font che voglio utilizzare. E, per esempio, non lo so, ne facciamo uno un pochino più cicciottello, un po' diverso, ecco, questo qui un po' antico. Vado a selezionarmi il carattere che io voglio andare a utilizzare per quella scritta. Ecco, qui non ce ne sono molti perché non tutti e sono andato subito a beccare quello. Facciamo con l'aria, che sono sicuro che ci sia. Facciamo aria black, che magari è un pochino più spesso. Ecco, qui ce ne sono molti di caratteri speciali e anche di alfabeti diversi, quindi molto probabilmente Valeria utilizza anche queste cose, e vedete, ce ne sono veramente tanti. Quindi praticamente lei seleziona in questo modo, ok. Carattere da copiare è questo, lo mette qui, poi fa copia, lo mette qua e fa incolla, CTRL V. E vedete che è venuto questo carattere con una R, con sotto un apostrofo, non so nemmeno chi utilizza questo tipo di carattere. Grazie Valeria, e penso che sarà molto utile anche ad altri iscritti al canale. Franco Mezzetti mi ha fatto una domanda per quanto riguarda la telecamera. Io purtroppo ho cambiato da poco il computer, ho preso un computer con Windows 11 e avevo installato una telecamera molto datata, un webcam di quelle esterne, ma che avrà avuto, che ne so, quasi 20 anni, e avevo utilizzato quella che andava benissimo. Purtroppo con Windows 11 non esistono più i driver di quella telecamera, per cui dovrò comprare un altro modulo di telecamera, e quindi non posso nemmeno farti vedere l'utilizzo. Ho fatto qualche video, se vai a cercarli sul mio canale li trovi. Ce n'è qualcuno veramente molto datato, quando ho iniziato a fare sia il canale che lavorare con Lightboard. Quindi ti dico, pratica sì, è abbastanza pratica, ha qualche difetto ancora, e ti spiego qual è il problema. Innanzitutto non è veramente tanto precisa sempre, è precisa quando la calibri, sicuramente è precisa, può sbagliare di 1 mm o 2 mm, ma ci sono anche ecco, vedete, come vedete, ho provato qui c'ho il controllo telecamera, ma non si vede, perché ho provato e mi sono accorto proprio oggi. Volevo fare il video con anche la mia telecamera, ma non ho i driver, per cui non posso farlo.
quando si va a fare le opzioni di calibrazione, rimane bene, può variare di poco. Ci sono, vedete, anche gli spostamenti sull'asse X e sull'asse Y, se proprio all'inizio fosse un attimino da tarare. Io avevo un problema che era quello che ce l'ho qui di fianco, ogni tanto mi giro, sono anche abbastanza grande e grosso, davo una gomitata che oltre a farmi male spostavo la telecamera. Un altro problema della telecamera, che è abbastanza normale, è che praticamente se cambiamo spessore all'oggetto che andiamo a lavorare, la telecamera perde un pochettino la calibrazione. Questo ve lo dico per onestà intellettuale. Mi trovavo bene con la telecamera, non è che si usa sempre perché per lavori semplici non serve. Torna bene per se devo andare a ritoccare qualcosa o a prendere magari un pezzettino per sfruttare un po' di ritagli che ho per vedere se mi ci sta senza andare a fare il frame o così via. Quindi praticamente me lo sposto l'oggetto sul pezzo da dover utilizzare, me lo vado anche a ottimizzare come taglio per cercare di fare meno spreco possibile di materiale, che sapete che è sempre meglio risparmiare di questi tempi. Però ti dico, è comoda. Ho visto ultimamente ci sono alcune case che vendono una webcam, una telecamera, non una webcam, una telecamera da installare sul telaio con un morsetto. Ecco, francamente io preferirei, come nel mio caso, non so se riesco a farvela, a inquadrarla, e aspettate un attimo che provo a vedere se vedete questo pezzo qua sopra, che si vede, è la mia telecamera che purtroppo adesso è fuori uso, tanto non funziona, devo ricomprare un modulo, lo farò sicuramente. E quindi quelli che hanno il morsetto sotto, già difficoltà io che sono diciamo messo in questo modo, cioè con una telecamera fissata al telaio con bulloni, eccetera, anche se ho preso delle squadrette per averla ancora più stabile. Figuriamoci con una morsetto a vite, quanto si sposta. Poi magari le togliamo perché non ci serve, lo rimettiamo, dobbiamo ricominciare a ricalibrare tutto, mentre una cosa più o meno fissa, ma fissata per bene, ecco, ci evita un po' queste rogne di dover tutte le volte che la rimetto su, non è al punto giusto e così via. Quindi farò magari, quando riprenderò la telecamera nuova, rifarò un video per far vedere come ho messo e anche come ho cambiato quelle squadrette che ci sono adesso con delle squadrette diverse che vanno proprio dentro al profilo e me la bloccano di più, perché effettivamente ce l'ho qua e ogni tanto una gomitatina gliela do, anche perché poi dietro ho delle cose a volte da prendere e così via, quindi ogni tanto la urto e si sposta un pochettino. Ultimo argomento di questo video, me l'hanno chiesto in due, me l'ha chiesto Leo Cambareri, che è un aficionado di questa rubrica. Ciao Leo, è un amico anche lui, uno del corso come anche Franco Mezzetti, uno che aveva fatto il mio corso online come Franco Mezzetti, e me l'ha chiesto Making Lab, se non ricordo male il nome di questo utente del gruppo, e parlano delle incisioni delle foto per poter farla somigliare a un 3D, quindi a un come se fosse un qualcosa di rilievo. Ora vi faccio vedere magari qualche foto sul computer. Ecco, vi ho messo una pagina, cioè ne sono alcune di queste, diciamo, realizzazioni. Questa è molto famosa, appunto con i chiaroscuri che si possono fare con i laser. Un'altra, ecco, è questa, poi questa ci sono le scritte davanti, ma anche questa è fatta con quella tecnica. Questa sicuramente è fatta con questa tecnica perché la fa un signore che tra l'altro fa anche dei video, anche lui un americano. Ecco, questa è un'altra foto molto molto usata per fare questo tipo di lavorazione, ma vi devo dire che praticamente io, sapete già che, proprio devo dirlo francamente, che già non mi piacciono molto le fotografie passate diciamo passate al laser, non ne faccio.
non ne fate quasi mai, e queste sono ancora più difficili da fare, per cui non mi sono mai cimentato molto in questa cosa qua, e spesso ho litigato anche con Manu Manus, perché dice: ma no, devi provare, devi provare. Vabbè, devi provare a fare progetti, e quindi ogni tanto ci facciamo delle belle litigate, o quasi, per quanto riguarda il discorso di questo tipo. Però vi prometto una cosa, approfondirò il discorso, perché sono già andato a cercare qualche test da fare, perché vengono bene. Ho visto qualche video di qualche collega youtuber americano che fanno queste cose, e vengono fatte con le scale di grigio. Le scale di grigio sono difficili da tarare, specialmente per il laser a diodo, un po' meno per chi ha la CO2, però approfondirò sicuramente questo argomento, e magari ne scaturirà anche un nuovo video. Io direi che per adesso ho finito, non metto il banner, ma sapete, gradirei un like se vi è piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, eccetera, eccetera, eccetera. E ritornate mercoledì se volete vedere tutto di quel telefonino che vi ho fatto vedere prima, perché è interessante. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.